Oggi per la sezione satira e parodia abbiamo un mito, il nostro Stephen Hollywood. Prego. Come stai? Bene, grazie. Bene, bene. Comunque, Steven oggi. Ah, è Sì. Steven, pensavo Steven, No, come Steven. Stephen, Steven. Allora, Steven Hollywood, Sì. nome un po' particolare, vieni da Milano. Sì. Difficoltà a trovare parcheggio. No, no, se non Pandoro o avrei panettone? Pandoro. Zucchero Sì. filato comunque. Sì. Quanto guadagni con AdSense? Miliardi. Tu hai un canale anche su Vimeo? No. Solo YouTube, Sì. come mai? Non so cosa sia Vimeo. Ah, non sai cos'è Vimeo? No. Bene, possiamo, abbiamo un altro ospite o continuo con lui? Chiediamo a... come mai hai scelto il nome Hollywood? Steven Beh, Hollywood. Steven, perché ti Steven chiami? perché Stefano. Hollywood perché casualmente lo stesso giorno ho visto due film, Un weekend a bamboccioni, Parto col folle, in Cancella. cui tutti e due i protagonisti si chiamano Hollywood, Steven Hollywood. Andiamo avanti così. Io ho visto che a te piace un po' travestirti, usare spesso. Ma tu giocavi con le parrucche anche da piccole, magari usavi No, anche del io ho tre, so no, trucco. tre sorelle. E avendo Ah! tre sorelle trovo sempre le Barbie delle mie sorelle in giro per la casa nude. No, nel senso erano vestite, io le spogliavo, è così che è iniziata la passione per. Le donne e tutto il resto. Ma ho avuto anche la Sindina qui. Carina, te la sei fatta? Cindy, no, mi spiace. Il tuo personaggio è costruito attorno a questo fascino intellettuale fatto di cultura. Ma l'hai scritta tu sta merda? Vabbè, sei un po' borghese? Cosa vuol dire? Che sei un po' So cosa borghese? vuol dire, però. Sei un po' borghese? Ti senti un po' No, mi borghese? sento brillante. Ti senti brillante? Questa. Dici una cosa brillante. Comunque vada. Comunque vada. Siamo spacciati, Siamo però spacciati. sarà un Com'è il tuo successo. rapporto con Facebook? Ma Facebook lo uso all'inizio, i primi periodi era molto accanito, diciamo, ero molto su Facebook. Adesso sono ancora molto su Facebook, però per altri E io ho motivi. visto un video che tu hai fatto su Facebook proprio. Sì, ti è Quindi Facebook piaciuto? ti è piaciuto. Sì, puoi anche dire di no. A me quello di Facebook, per esempio, non è piaciuto. È quello Allora, che. guardiamoci quello di Facebook. Vi ricordo che potete cliccare sulla sua bella faccia e potrete vedere il suo video. Ce lo guardiamo. Facebook, il più grande strumento di autoconvincimento e autostima sulla faccia della Terra. Mark Zuckerberg. Cazzo, fai cagare! Raccontaci un aneddoto un po' Sui video? sui tuoi video, E non come è. li realizzi, cioè vedo che ti fai campo e controcampo da solo. E quando ero. Ma per forza, ho iniziato a fare in Australia video. In In Australia uno da Australia perché? solo. Tu eri australiano? No. Era in Australia, così. Perché Dai, allora, vai. praticamente sono andato in Australia perché. Segna tutto, eh. Vai. Allora, avevo finito la scuola. Ci ho messo un po', ma l'ho finita. Quindi viaggio di perché? Ok, poi vai. Viaggio di maturità. Immagino la maturità. Avevo un lavoro da cambiare perché facevo le scuole serali e di giorno lavoravo, quindi avendo preso il titolo di ragioniere, perché io sono ragioniere, Bellissimo. avevo quindi il lavoro da cambiare. Sentimentalmente non ero legato a nessuno. E in più, come ciliegina sulla torta, c'era il concerto di Claudio Baglioni a Sydney. Certo, dico perché non andare a San Siro a vedere poi tra Che l'altro non ha Baglioni. fatto. Cos'è che c'è contro Baglioni? No, beh, mi Ah, ecco. piace, ma tu ti ricordi un po' Baglioni. Quindi? Hai E detto allora sono andato in Australia, per sono andato fare lì, ho Baglioni. visto il concerto di Baglioni, che era il quarto giorno che ero lì, e sono partito proprio così, da solo, non sapevo inglese, non, niente, Okay. Anche avventuriero. all'avventura proprio. Infatti mi sono trovato molto in difficoltà il primo mese, ero quasi in depressione, volevo tornare a casa. Ti sto stancando con i miei No, aneddoti. dico. Stai Mi piangendo. dispiace vedere un ragazzo giovane in depressione. Ma vai avanti. E niente, sono. Alla fine, dopo il concerto di Baglioni, dovevo star là E se sei tu sei mesi. andato in Australia per vedere Anche, Baglioni? Non è quello il motivo serio, non ce lo vuole dire ci sta pigliando per il anche. culo. No, l'ho sputato. Si sputa, fai pure quello che vuoi. E quindi? E quindi sono andato anche a vedere. Ah, e poi volevo vedere anche l'Opera E il House. primo video Il l'hai primo fatto video l'ho lì. E fatto in qual è Australia. stato? E appunto, nel primo mese che ero lì, forse il secondo, non avevo nessuno, ero da solo, non parlavo l'inglese, ero molto in difficoltà. E avevo questo libricino qua che si intitolava Perché gli uomini fanno una cosa per volta e le donne ne fanno troppe tutte insieme. Ho letto due o tre
scenette che mi sono immaginato nella mente che mi avrei potuto realizzarle, sapevo fare montaggi video. Poi hai dimenticato. Poi ho dimenticato, cazzo. Sì. E quindi? Quindi in Australia ho iniziato a farli, solo che era un procedimento lungo, perché comunque avevo la videocamera che non aveva l'autofocus. E il primo lo dovevo caricare su Facebook per farlo vedere ai miei amici, non su YouTube. Poi non potevo caricarlo su YouTube, perché su Facebook, scusami, perché Facebook mi ha... Non so perché mi ha tolto l'opzione di caricare video, di aggiungere video, perché in passato avevo violato qualcosa di nudismo, roba del genere, ma non... Perché ti piace fare del nudismo? Mi piace fare del nudismo. Io ho visto che tu hai fatto anche tanti video su come conquistare una ragazza. Uno l'ha fatto, come conquistarla. Hai fatto uno? Vabbè, no, uno, due, tre c'era. No, uno su come conquistarla. Uno, due, tre sono stati quelli che avevo fatto per l'8 marzo, ma sono delle cacate. Ma, beh, anche gli altri non è che... Sì, no, sì, sono tutti cacate, però comunque il passaggio, diciamo... Insomma, diciamo che a me... Tra virgolette qualità... Quello che mi è piaciuto di più è quello di Babbo Natale, che... Anche a me è piaciuto quello Quello della banana, che non l'ha capito... preservativo sulla banana. Bravo, anche a me, lui è piaciuto. Preservativo o a spirale, che è un po' il tema preservativo. Comune... Preservativo. Sempre o alcune volte si fa il salto sempre, della quaglia? Sempre. Tu ce l'hai su adesso? Due. Io anche. Io ho quello della Crazy Sub, subacqueo. Posso fare quello che voglio che non si stacca mai. Interesse per il futuro? Cioè, che cazzo vuoi fare nella vita? Cioè, alla fine c'è feste minchiate su Facebook, internet, YouTube, non fai il bilanciamento del bianco. Che cazzo è che... Cioè, vai in Australia per vedere Baglioni. Che cazzo di vita fai? E sei giovane, quanti anni hai? Cioè, 23. 23 anni, buttati al vento, andare a vedere Baglioni in Australia, con chi ti sei abbracciato. Ti ho anche dato la mano a Baglioni. Hai dato la mano, ha dato pure la mano a Baglioni, che culo, cazzo. E quindi il tuo interesse per il futuro è diventare Baglioni? Ma guarda, al giorno d'oggi, secondo me, l'aspirazione un po' di tutti è quella di arrivare a guadagnare senza fare, penso. E tu ci stai quasi riuscendo. Anche te ci stai riuscendo bene. Purtroppo, sì. Possiamo... Adesso una cosa che tutti vorrebbero chiedere a Steven Hollywood, ma nessuno ha mai avuto il coraggio di chiedere, è questa. Che cosa vuol dire MILF? MILF, Mother I'd Like to Fuck. Ma il ragazzo è molto preparato, tutti. Grande. Grande, ragazzo è molto preparato. E te piacciono le MILF? Ah, beh, ovviamente. Anche, dimmi la tua fascia. Anche le... La tua fascia... Anche le BILF. Sono le anche baby. Le BILF, le baby. Baby I'd Like to Fuck. Sì. Questa è... Mi astengo. E vediamo un attimo... Se volete comunque iscrivervi al canale di Steven Hollywood potete farlo qua, sul suo bel faccione. Se invece volete suggerire alla redazione di Parla col Tubo, un youtuber magari meglio di lui da intervistare, lo potete fare esattamente qua sotto. Credo tu sia la persona più incompetente con la quale abbia mai lavorato, seriamente. Sto ridendo. Ho preso anche appunti. Tubo.